Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per un primo piatto. È un primo piatto che è sempre buono, ma in particolare diciamo che può essere usato proprio nei giorni di festa perché è un pochino elaborato. Allora, sto parlando di una torta di tagliolini. Va bene? Allora, noi faremo questa torta di tagliolini nel seguente modo. Andremo a preparare una pasta che diciamo conterrà questi tagliolini. Questi tagliolini saranno poi cucinati e andranno conditi con della carne e degli asparagi, però vediamo passo passo tutti gli ingredienti. Allora partiamo dall'impasto, va bene? Per fare la pasta noi abbiamo bisogno di 300 g di farina zero, 175 g di acqua, un pizzico di sale e 18 g di olio extravergine d'oliva. Qui vedete un uovo, ma quest'uovo non va nella pasta, lo utilizzeremo soltanto dopo per spennellare la preparazione prima di infornarla. Per quanto riguarda invece la salsa con cui condiremo i nostri tagliolini, io ho già soffritto leggermente del macinato di vitello, vedete, io l'ho soffritto semplicemente con olio, sale e una spolveratina di pepe, non ho aggiunto aromi perché una volta soffritto e scaldato con l'olio io ho aggiunto al mio macinato per portarlo a cottura un mestolino di brodo vegetale. Quando faccio le preparazioni salate, voi sapete che io utilizzo sempre il brodo vegetale. Ciò che invece andremo a cucinare e a cuocere sono gli asparagi. Ecco, io li ho ben lavati, va bene, mi raccomando, lavateli bene perché a volte comunque la terra esce dopo molti molti lavaggi, perché comunque sono un po', vengono dalla terra, quindi è normale che ci sia. Allora, diciamo il fusto l'ho tagliato così, vedete? A rondelline alte 1 cm, mentre la punta la lascio molto più lunga, in maniera che spicchi, no? In mezzo, diciamo, a tutto il condimento. Poi andremo a fare la besciamella, perché comunque questi tagliolini li condiremo sì con carne e asparagi, ma dovremo fare la besciamella. E per la nostra besciamella io ho messo già a scaldare leggermente sul pentolino che è sul gas 50 g di burro. Andremo poi a mescolare al burro i nostri 50 g di farina e infine aggiungeremo 50 g di latte. A finire, qui vedete, per finire vedete i nostri tagliolini, va bene? Che andremo poi a scottare in acqua bollente salata. È una pasta sottilissima fatta in casa, quindi veramente gli daremo meno di 1 minuto di cottura, perché poi comunque la cottura la finiranno in forno. Allora, iniziamo la preparazione di questo piatto cominciando dalla pasta che diciamo conterrà i nostri tagliolini, così la prepariamo e poi avrà tutto il tempo di riposarsi. Allora, faccio una piccola fontana all'interno della bowl sulla farina, così aggiungo un pizzichino di sale, aggiungo l'olio e aggiungo l'acqua. Amalgamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pasta liscia liscia. Vedete, soltanto lavorandolo così con la spatolina, diciamo che la pasta è già perfetta. Quindi io a questo punto con le mani vado ad amalgamarla per bene e poi lascerò riposare la mia pallina di pasta e procederò ad altre preparazioni. Vedete, questo è il risultato, ma l'abbiamo preparata altre volte, questo tipo di pasta. Quindi questo è il risultato che la nostra pasta deve avere. Non ho aggiunto nulla, quindi sono gli ingredienti iniziali. Adesso spolvero leggermente la bowl di farina, va bene? Spolvero leggermente la mia pallina di pasta con la farina così sopra e senza coprirla, la lascio così riposare. Mi lavo le mani e riprendiamo altre lavorazioni. Ecco, allora a questo punto passiamo, dobbiamo cuocere, dobbiamo preparare la besciamella e cuocere gli asparagi. Quindi metto tanto la padellina
Sul gas dove ho una fiammella piccolina che si scalda e quando sarà caldo ci aggiungeremo gli asparagi. Qui vedete invece 50 g di burro già sciolti, all'interno dei quali vado a mettere tutte insieme, la farina naturalmente è setacciata come è mia abitudine, vado a metterci all'interno la farina e così fuori dal gas vado a preparare il mio roux, perché questa cremina di burro e farina si chiama roux. Viene usata non solo per la besciamella, ma a volte in cucina si usa anche per restringere altri tipi di salse. Vedete che vellutata che è venuta? Mi raccomando, questo lavoro fatelo sempre fuori dal gas. A questo punto, sempre fuori dal gas, io vado ad aggiungere il mezzo litro di latte. Aggiusto di sale. E me lo porto sul gas. Soltanto quando sarà pronta aggiungeremo un pizzichino di noce moscata. Allora, la besciamella dovete, è come quando prepariamo la crema pasticcera, dovete avere la pazienza di girarla senza far attaccare il roux sul fondo. Questo è molto importante per avere poi un risultato proprio, diciamo, di una salsina molto fluida. Va bene? Qui nel frattempo io ho portato l'olio a diventare molto 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 caldo e adesso ci verso dentro gli asparagi. Sentite come scrigolano? Aggiusto di sale, pochino, perché poi questi asparagi io adesso li faccio scottare semplicemente saltandoli così, va bene? E poi aggiungerò, infatti me lo porto sul gas, aggiungerò, diciamo, un mestolino di brodo vegetale. La cottura totale degli asparagi non dovrà superare i 7 minuti. Vi faccio vedere la quantità di liquido. Io sto usando un mestolino molto piccolo, vedete? Quindi io ho messo 3 mestolini, vedete, di brodo vegetale. Questo sarà sufficiente. Quando gli asparagi, con una fiamma, diciamo, non bassa bassa, non eccessiva, una fiamma media, vedete? Quando gli asparagi avranno assorbito completamente il succo, saranno pronti, ma non ci vorrà più di 6-7 minuti. Nel frattempo siamo quasi pronti con la besciamella, vedete? Io sto continuando a rimestare perché così non farà grumi. Quindi una volta pronta poi ce la portiamo sul piano di lavoro. Guardate che vellutata che è la nostra besciamella, vedete? È magnifica. A questo punto proprio un pizzichino di noce moscata, ma un pizzichino, senza esagerare. Ecco, così. È più che sufficiente. Vedete la quantità? La vedete? Ecco, rimesto velocemente e me lo tolgo dal gas. Nel frattempo qui vedete la pentola perché ho messo a bollire l'acqua dove poi andremo a cuocere i nostri tagliolini. Ecco, questa è pronta e ce la togliamo dal gas. E quindi me la porto qui. Lascio la frustina dentro perché di tanto in tanto andrò a mescolare per evitare che la besciamella faccia il cosiddetto panno sopra, no? Quella antipatica pellicina che quando si tiene molto ferma fa. Nel frattempo la carne qui è pronta, aspettiamo soltanto, cambio il gas agli asparagi, li metto su una fiamma leggermente più, diciamo, moderata e cominciamo a preparare la nostra sfoglia. Ecco, ho allungato leggermente, diciamo, la mia pasta e ora io ho bisogno di tagliarla non esattamente a metà, ma farò una parte un pochino più grande e una un pochino più piccola, perché con la parte più grande noi la stenderemo e andremo praticamente, vedete qui è una, ho una teglia da forno di quelle a cerniera, no? Dove comunque sotto ci ho messo la carta da forno. Allora, con la parte più grande, tirata in maniera molto sottile, andremo a foderare tutto lo stampo fino a far debordare la pasta fuori dallo stampo, va bene? Il resto invece ci servirà per chiudere la torta. Vedete? Questa è molto meno della metà rispetto a quella che ho già, diciamo, tagliato e che mi accingo a stendere. Qui ho della farina che mi servirà soltanto per spolverare.
Interrompo un secondo per togliere gli asparagi perché dal rumore che sento, infatti, guardate, li togliamo subito dal gas. Guardate, vedete quello che vi avevo detto? Praticamente è rimasto soltanto un pochino di olio, il liquido, il brodo vegetale se lo sono completamente assorbito, ma guardate il colore. È rimasto verde, bello, brillante, integro. Mi raccomando, non gli fate cambiare colore alle verdure quando le cuocete. E ce li mettiamo qui, perché anche quelli saranno pronti poi per il condimento. Quindi io finisco di stendere a questo punto la pasta. Penso proprio di esserci con le dimensioni. Ecco, quindi a questo punto, sempre con l'aiuto del mattarello, lasciando appunto il bordo fuori, io posiziono la pasta all'interno del mio stampo. Vedete la quantità che resta fuori? Non vi preoccupate perché poi ci si possono fare anche delle decorazioni. L'essenziale è che la pasta arrivi proprio a foderare alla perfezione lo stampo e sia proprio vicinissima a tutto il bordo e al fondo. A questo punto noi con la pasta, con la prima parte della pasta, siamo pronti. Quindi io vado a salare l'acqua e mi preparo per la cottura dei gagliolini. A questo punto io sono pronta, ho cambiato il fornello dell'acqua perché quello è troppo grande, quindi mi rischio che poi dopo, una volta che butto dentro la pasta, l'acqua fuoriesca. A questo punto io butto giù la mia pasta. Io gli darò un minuto di cottura a questa pasta, come vi ho detto, il tempo che si sciolgono i miei ciuffetti, i miei mazzetti di pasta, e poi la scolerò, quindi sarà molto al dente. Non andrò, io normalmente ho l'abitudine di saltare tutti i primi piatti in padella, questo non sarà un primo che andrà mangiato al momento, dobbiamo passarlo in forno, quindi andrò a scolare i miei gagliolini all'interno di una grande bowl e li condirò lì, all'interno della bowl, lontano dalla fiamma, perché se li condissi in un tegame o una padella all'interno, diciamo sul gas, rischierei che poi i tagliolini si asciughino troppo, e a me servono invece, essendo una pasta all'uovo e quindi vedete tende molto ad assorbire, no, il condimento e il succo, a me serve invece un tagliolino molto molto succoso prima di andare in forno. Ecco, a posto. Allora, spengo pure questo di gas, se no il rumore della fiammella ci dà fastidio. Allora, i tagliolini quindi sono molto al dente, a questo punto andiamo a condirli, no? Come dovremmo fare per un normale condimento. Quindi ci verso tutto il macinato di vitello, e comincio così, diciamo, a muoverli leggermente. Aggiungo la besciamella, ecco, rimestando velocemente perché avete visto, vi avevo detto che si sarebbe creato il panno, infatti si era creato. Allora aggiungo in questo modo la besciamella, andremo a grattugiare all'interno del parmigiano e andremo a girare proprio con due posate. Ora il condimento sarà tutto sotto, ma poi dopo noi l'andiamo a recuperare. Ora io mi avvicino la teglia e vado a mettere la prima metà di pasta all'interno e cercherò di distribuirla in maniera molto molto uniforme. Farò praticamente il primo strato. Vedete, una volta distribuita in maniera possibilmente più omogenea possibile, io vado a mettere gli asparagi così sopra. Come si fa con le torte, praticamente noi abbiamo un po' stratificato, no? Vedete? Ora vado ad aggiungere
Ancora un paio di giri di besciamella. Grattugerò un pochino di parmigiano e vado a chiudere con il resto dei tagliolini. Sarà veramente buona e ben condita. Ora la restante pasta me la vado a distribuire per chiudere praticamente lo stampo. Tutta la carne che è rimasta, come l'avevo già preannunciato, sul fondo della bowl, la vado a distribuire così. Dopodiché aggiungo l'ultima parte di besciamella che è rimasta, grattugio ancora parmigiano e andiamo a chiudere con la pasta strudel, che poi è una pasta strudel, è una pasta matta perché la pasta strudel ha l'uovo, no? Mentre questa è una pasta senza uovo. Ultimo strato di parmigiano e ora siamo pronti per chiudere la torta di pasta. Quindi vedete, la pasta è molto elastica, quindi io lo farò e il bordo sopra va leggermente leggermente più spesso del sotto, perché è quello che va, diciamo, prende la temperatura diretta del forno. E quindi io adesso così me lo vado a chiudere. Poi vado a strappare o a tagliare tutta la pasta, io me la strappo sul bordo praticamente del coperchio prima di chiudere poi i bordi esterni. Ho strappato, vedete, proprio si vede che è strappata, il coperchio, diciamo, di pasta dai bordi e ora rigiro i bordi esterni su se stessi. Ecco, io adesso ho praticamente battuto l'uovo. Con il pennellino vado a spennellare proprio tutta la superficie, va bene? E poi ce la portiamo in forno. Ora io per motivi di tempo qui non sto a fare le decorazioni, però vedete è rimasto appena appena un pizzichino di pasta. Se voi volete rendere questa torta più scenografica potrete farci delle roselline, dei fiorellini, delle spighe di grano, adesso per esempio che è Pasqua, tutto quello che volete. E poi queste piccole decorazioni le andrete diciamo, fate prima così spennellate prima la torta con l'uovo, poi ci adagiate sopra le decorazioni e anch'esse poi andranno spennellate di uovo. Noi ora siamo pronti per il forno è già preriscaldato ad una temperatura di 200 gradi. Io metterò la mia teglia in forno per almeno 35-40 minuti, controllando la doratura della superficie diciamo, della pasta esterna, della crosta. Quando sarà sufficientemente dorata, sarà pronta. Ecco il timer che ha suonato. Brucia. Ecco il risultato. Vedete la doratura? Adesso brucia, non posso neanche toglierlo e provare ad aprire lo stampo. Lascio intiepidire soltanto il gancio qualche minuto e poi lo stampo lo apriamo. Allargo il gancio, ecco, tolgo. Guardate un po', vi voglio far vedere anche i lati. Vedete? Hanno un altro colore perché noi sopra abbiamo spennellato l'uovo e qui ai lati no, però sono perfettamente cotti. Adesso io delicatamente vado a togliere la torta dalla base dello stampo e la metterò in un piatto da portata. Ecco. Insomma, non l'avrò centrata alla perfezione, però va bene così. Adesso andiamo a tagliare per vedere com'è all'interno. Vedete com'è perfettamente, come tiene? Ecco, ora tagliamo. E vediamo l'interno.
Guardate, ve lo faccio vedere prima qui, lo vedete? Ecco. Vedete lo strato centrale di asparagi? E sopra c'è ancora la besciamella fluida, saranno condite benissimo. Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che questo piatto vi piaccia e che lo rifarete in molti, che mi farete sapere con tanti bei like se vi sarà piaciuto. Io a questo punto vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi numerosi al mio canale. Un caro saluto a tutti da Italia.